Ma perché non ci portano questo caffè? Abbi pazienza. Ho un appuntamento alle 4. Eh? Alle 4 devo essere al Ministero degli Interni. Ah? Abbiamo o non abbiamo detto di portarci il caffè qui? E se rinunciassimo al caffè? Mi sembri un filino nervoso. Nervoso io? Rinuncia tu al caffè, io lo voglio. E soprattutto voglio sapere perché quel cameriere ci mette tanto. Beh, avrei chiesto un caffè lungo. Spiritosa. 300.000 al giorno, servizio escluso. Finalmente ho capito cosa vuol dire servizio escluso. Calmati. Ma sono calmissimo. Ma esigo di essere trattato con rispetto. Hai ragione, amore. Dovrebbero essere onorati di avere un onorevole come cliente. Sarà l'abitudine, in questo albergo ci sono più politici che camerieri. Già, ma io sono sottosegretario al Ministero degli Interni. Per questo credi ci trattino così male? Il signore ha chiamato? Sì, sì, avevamo ordinato un caffè. Oh, mi dispiace che la facciano attendere. Oh, a me non importa, ma mia moglie qui comincia a dare segni di impazienza, sa com'è. Provvedo subito. Grazie mille, signorina. Allora, avevamo chiesto prima al cameriere. D'accordo. Cara, io sono stufo di alberghi, perché non cerchi una casa qui a Roma? Sembra facile, poi rinunceresti alla pace della campagna, alla vita sana di Ronciglione, senza contare che saremo lontani dai miei genitori. E dai tuoi elettori? Hai sempre detto che il contatto con gli elettori è indispensabile per... Sì, 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 sì. Sei preoccupato per la riunione di oggi pomeriggio? Sì, un po', sai, quel progetto di legge contro i film a luce rossa è mal formulato. Ci saranno discussioni, urla, proposte del cavolo. Quando c'è di mezzo la pornografia sono tutti ansiosi di prendere posizione. Mi sembra umano. Sarà una fatica bestiale. Ammetterai che è stata una bella idea venire a abitare qui al Palace. Il Viminale, Palazzo Chigi, Montecitorio, è tutta portata di mano. Sì, questo è vero. A me la vita d'albergo fa sentire come in vacanza. Niente da pensare, riverita e servita. Servita, hai detto? E da chi? Il suo caffè sta arrivando, signor Dimitri. Hai visto, cara, che ti dicevo? Grazie mille, signorina. Amore? Sì, cara. Vorrei passare il pomeriggio a letto con te. E il procuratore generale, il capo della polizia, il ministro dello spettacolo, dove li mettiamo? Ci vorrebbe un bel lettone grande. Ma Natalia, hai bevuto? Non è il vino, è l'atmosfera del palazzo. Dai, manda qualcun altro al tuo posto e siamo insieme. No, è impossibile. Era bello fare l'amore di pomeriggio, te lo ricordi? Certo che me lo ricordo. Qualche volta a letto, qualche volta sul tappeto davanti al camino. Ti piaceva il fuoco, allora? Natalia, il 2 febbraio abbiamo festeggiato il 18° anniversario di matrimonio. Non credevo che tutto sarebbe finito a una scadenza precisa. Ma non è tutto finito. Però siamo agli sgoccioli, eh? Ci doveva essere molto peperoncino nei tuoi spaghetti oggi. Ti sto semplicemente dicendo che ogni tanto dovresti prenderti una distrazione. Sì, figurati. Farebbe bene a tutte e due. A tutte e due. Prendiamocela insieme. Sono sicura che il presidente del consiglio mi darebbe ragione. Lui si distrae come. Dai, Reto, Riccardo, lascia perdere il caffè. No, e poi comunque devo aspettare Girini. Viene Mario? Sì, mi deve portare certi documenti. Mario, povero. Non guadagna mica male per un segretario. No, ma è così solo, indifeso. Avrebbe bisogno di qualcuno che lo coccolasse un po'. Ma io non ho tempo. Adesso mi metto a coccolare anche... Oh, finalmente! Dica? Ma come sarebbe Diga? Il nostro caffè. Caffè? Non volete prima pranzare? Ma abbiamo già pranzato. Già pranzato. Signore e signora Dimitri, appartamento 648. Abbiamo chiesto il caffè una prima volta al ristorante? No, nessuno Dimitri, nessuno 648. E poi una seconda volta alla segretaria, poi di nuovo a lei, adesso. In tutto, se la matematica non è un'opinione, fanno 3 volte, vero? 3 volte! 3 volte. Ma lei, scusi, non è il cameriere che ci ha servito la colazione in camera questa mattina? Sì, signore, servizio in camera, sì. Adesso capisco. Colazione non buona? Deliziosa. A parte il fatto che avendo ordinato cappuccini e cornetti non ci aspettavamo uova strapazzate con prosciutto e pomodoro, vero? Desidero uova strapazzate con prosciutto no! e pomodoro. Cornini e cappuccetto! Solo caffè, grazie. Ma costoso. Riccardo Demitri. Oddio, la Merloni. Carissima Liliana. C'è anche tua moglie. Sì. Si ricorda di me? L'anno scorso a Rimini alla festa dell'amicizia. Lei è amica di Riccardo? Oh, per carità, avversaria. Liliana Merloni, vicepresidente dell'UDI. Lili, per gli amici. Appunto, Liliana. Dove alloggiate? Qui al Palace. Incredibile.
Un socialista che sta in un albergo di lusso con la legittima moglie. Quanto tempo si ferma a Roma, signora Merloni? Fino a domani. Oggi abbiamo seduta notturna al Parlamento. Dobbiamo discutere un disegno di legge molto impegnativo, Dimitri? Sì, chiodo fisso di Liliana, pornografia. È naturale, questo governo è così permissivo. Qualcuno deve avere il coraggio di combattere la corruzione dilagante. A proposito, tu sei favorevole o contrario? Alla corruzione? Al mio disegno di legge. Ne ho un paio di emendamenti da proporre, sì. Bravo, 7+. Chissà che bel compitino ti sei preparato. Lo sa che ieri mi sono fatta 18 ore di violenza sessuale? Sarà sfinita? Oh, cara signora, questi porno film sono di una sconcezza incredibile, certe cose. Beh, metà non sono riuscita a capirle la prima volta che l'ho visto. Sono sicura che mio marito non avrebbe capito neanche l'altra metà. Sì, salute! Grazie, e ci risiamo con raffreddore allergico. Per fortuna ho messo in valigia l'antistamina. Grazie. Anche mio marito è molto sofferente. Posso capirlo. Caffè! Tre bricchi. Ci deve essere un errore. No, Dimitri, appartamento 648. Siamo noi, ma abbiamo ordinato solo due caffè. Sì, due caffè, due persone, tre volte. Uno, due, tre bricchi. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei tazzini. Sì, ma io voglio due caffè, due. Altri due ancora. Basta così, grazie. Sempre pasticcioni, voi degli interni. Beh, io vado. Signora Dimitri, non vi fermate mai? Mica vado a lavorare, mi sono concesso un pomeriggio distensivo in previsione della maratona di stanotte. Magari qualcuno convincesse Riccardo a distendersi qualche volta. I socialisti non amano la distensione. Beh, io vado. Ho saputo che è stato al 648. Anch'io sto al sesto piano. Ci incontreremo sicuro. Speriamo di no. I signori hanno avuto il caffè? Sì, da stare svegli per un anno. Magnifico! Ecco qua. Cara, che farai oggi pomeriggio? Te l'ho detto, vado a teatro. Uccidete, è amaro. E non ha portato la zuccheria? Zitto, per carità, se ti senti il cinese ci affoga nello zucchero. Eccolo là, signor Dimitri. Oh, meno male. Non sono in ritardo, vero? Tre quarti spaccati. Certo che non è in ritardo, Mario. Lei non è mai in ritardo. Buongiorno, signora. Com'è elegante oggi, Mario. Perfetto look di un perfetto segretario privato. Abbastanza serio per il ministero? Sì, anche per un funerale. Signor Dimitri. È di cattivo umore. Caffè, Mario? No, grazie, sono già abbastanza nervoso. C'è una liquidazione al bar. Mario, per favore, siediti. Se voi dovete parlare di lavoro, io vado su a farmi bella. Sì, vorrà pochissimo tempo. Oh. Bravo, così speri di fare carriera. Mi ha fatto un complimento carino. Forse dovrebbe scriverli Mario, i tuoi discorsi. Ti aiuterebbe a conquistare l'elettorato femminile. Mario, i programmi del pomeriggio. Sì, onorevole, scusi. Dunque, alle 4 a Palazzo Chigi. Prima verrà servito il caffè. Poi inizia la seduta. Il ministro degli interni ha aggiunto un emendamento ai suoi emendamenti circa la proposta di legge della signora Merloni. Mario, devi farmi un piccolo favore. Ah, beh, se posso. Puoi e devi. E voglio che mi prenoti un'altra stanza in questo albergo. Perché quella che avete è brutta? Bellissima. E allora scusi, perché vuole cambiarla? No, non voglio cambiarla, ne voglio un'altra. Oggi pomeriggio dalle 5 alle 7 e mezzo. E lei sua moglie? Mia moglie, lasciala fuori. Il corridoio? Natalia non c'entra, c'entra una ragazza. Che ragazza? No. No, non è possibile, no. Ma che fai, ti metti a piangere? Onorevole, non è possibile nella sua posizione attuale. Vabbè, infatti io mi sdraierò. Oh. Ma io sono un uomo come tutti gli altri. No. Insomma, quasi tutti. Onorevole, ma perché proprio qui al Palace? Ma perché il posto più adatto, quello più sicuro, abito qui, no? Se mi incontrassero in un altro albergo, non saprei come giustificarmi. Ma la riunione a Palazzo Chigi. E tu di a Coppola che mi sostituisca. Digli che sono dovuto partire per un problema elettorale. È una balla spaventosa, non se la beve nessuno, nemmeno Coppola. Se devi dire una bugia, dilla grossa. È un vecchio motto socialista. Ma se il ministro degli interni scopre... Ma cosa vuoi che scopra quello che ancora non ha scoperto dove sta Licio Gelli? Onorevole, mi scusi, ma dico, è sua moglie. È stata proprio lei a dirvi che dovrei prendermi qualche distrazione, distendermi un po'.
facevo meno disinvolta. Pino, anche lei si prende i suoi divertimenti, non credere? Davvero? Sì, oggi pomeriggio per esempio va a teatro. Ma non ha paura? Sì, sì, ed è questo che mi eccita di più. Su, Mario, sii buono, vai e prenota una doppia. Onorevole, perché proprio io? Ma cosa vuoi, che ci vada io? Vai e prenota a nome di Pasquale Pasqua. Come scusi? Il signor Pasquale Pasqua. Ma nessuno si chiama così. Un sacco di gente si chiama così. Il sadismo di certi genitori non conosce limiti. E poi ricordati, più curioso il nome, più sembra vero. Un vecchio motto socialista. Tu adesso vai e dici che vuoi una bella stanza per circa 2 ore e mezzo. 2 ore e mezzo? Sì, 2 ore e mezzo, perché tu e la signora Pasqua. Oh, mi sento male. Tu e la signora Pasqua vivete fuori Roma, in provincia, per esempio a Norcia, ecco. A Norcia? Sì, a Norcia. Lei adesso è dal parrucchiere, ti raggiungerà in camera appena finito, che ci vuole? Lei si fida troppo dei vecchi motti socialisti. Ma su, che è un gioco da ragazzi, via. Onorevole, scusi, ma non potrebbe venire qui a prenotarsela da sé la camera, la signorina? No, 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 no. Troppi politici in giro potrebbero riconoscerla. Riconoscerla? Sì. Ma perché? Dell'ambiente? Sì, ma sta tranquillo, non è la Iotti. Beh. No, no, è una delle segretarie della FAO, Susanna Rolandi. Susanna Rolandi! L'hai notata anche tu, eh? Eh beh, ma non è tipo da passare inosservato. Che smento, eh? Onorevole, scusi, ma è sposata. È meglio, no? Ma come meglio? Siamo già sommersi dagli scandali. Poi lei sa quanto rompono i repubblicani con la questione morale. E proprio mentre cerchiamo di arginare la corruzione dilagante. Meglio, ma Susanna mi sta facendo perdere la testa. Sono settimane che aspetto questo momento. Ma lei, scusi, non ha ancora... No, adesso, non è che volessi... No. Voglio dire, voi due non avete ancora... Ah, no, 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 non abbiamo ancora. Io divento matto se non lo faccio. Spadolini non lo farebbe mai. E lo credo bene. Come sarebbe? Io ho dimenticato zucchero. Vada via. Affanguancio. Stai attento. Questo è il numero di telefono della signora Rolandi. Si è data malata per oggi, è rimasta a casa ad aspettare che tu la chiami per dirle il numero della stanza. Aspetta che io la chiami. Sì, e arriverà in 5 minuti, abita qui vicino. Onorevole, guardi, le devo dire, avete fatto molto male a contare su di me e la signora Rolandi. Questa storia non mi piace per niente. Non faccio che pensare a suo nome. Ecco, bravo, pensaci tu, così non ci penso io. Mario, Mario, ti prego, aiutami. E sarà il nostro piccolo segreto. Sei il mio segretario, no? E se un giorno ti sposerai, io ti ricambierò il favore. Mario, anzi, Cavalier Mario Girini. Eh? Non cerchi di corrompermi. Eh? Ah, è così? Allora io ti ordino di... Mario, Mario, ti prego, scusami, ma Susanna mi fa perdere la testa. Mario. Siamo amici, no? Mariuccio! Sì, va bene. Grazie. Non ti preoccupare per il marito, eh? Susanna lo ha spedito a Cortina per la settimana bianca, furba, eh? Dunque, non ti dimenticare di prenotare la stanza. E ricordati di portarmi la chiave, perché la chiave del problema è in questi documenti. È qui la chiave che ci darà la soluzione. Ciao, Natalia! Ma sei splendida. Davvero, Mario, non è splendida? Eccezionale. Tesoro, splendida. Incredibile come può trasformare una semplice giacca. No, 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 non è la giacca. È che sei luminosa. Vediamo un po'. Non avrai un appuntamento galante, eh? Troppo bella per una che va a teatro da sola. Noi qui a sgobare come matti e lei magari mi tradisce con un giovane fusto, eh, Mario? Sì. No, scherzo, amore, scherzo. Sei più fedele tu che l'arma dei carabinieri. Che ne sai, potrei avere amanti a dozzine e tu non lo sapresti nemmeno. Volendo potrei andare a letto con Mario tutti i giorni. No, non esageriamo. Con Mario? Non ci credi? Fai male, io ne sarei capacissima. Tu? Non lui. Grazie. E smettila di sfotterlo. Come niente, Mario si porta a casa una ragazza diversa ogni sera. Sì, se non fosse che dormo in camera con mia mamma. È un po' antiquato. Se il problema è tutto qui, che cosa fa oggi pomeriggio? Un sacco di cose. Bene, le faccio nel nostro appartamento in compagnia di una bella ragazza. No, grazie, non potrei mai. Perché? A Riccardo farebbe piacere, vero tesoro? Non credo proprio. Certo che no. Egoista, tu sei al ministero, io a teatro, lascia che Mario si goda la stanza tutta per sé una volta che può. Natalia, ma che ti ha preso oggi? Mario, finisci il caffè. Grazie. Io accompagno Natalia a un taxi. Grazie. Poi proseguo per il ministero. Sarà una seduta movimentata? Spero proprio di sì. Di no. Ciao Mario. Ciao Mario. Buongiorno signora. Mi chiami Natalia. Buongiorno signora Natalia.
Prenota e chiama. Io faccio il giro dell'isolato e torno a prendere la chiave. Non ti dimenticare, eh? Pasquale, Pasquale. Riccardo. Buona Pasqua, caro Mario. Pasqua? Sì, mancano solo 3 settimane. Se dovesse cambiare idea, si faccia dare la nostra chiave. No, grazie. C'è il taxi. Grazie, ciao Mario. Ciao Mario. Ciao Mario. No, scusa Mario. Segretario privato. Signore, chiamare? Pasqua. Mancano solo 3 settimane. Finito il caffè? Ah, sì, finito, finito. Tutti i 3 bricchi? Tutti i 3 bricchi. Desidera altro caffè? No, grazie, forse più tardi. Comodo, grazie. Arriverà qualcuno? Scusi, se l'ho fatto aspettare. No, 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 non è niente, veramente, non si preoccupi. Vorrei un letto con camera doppia. No, una camera con albergo matrimoniale. Vuole una camera doppia? Sì. Quando le occorre? Tra 5 minuti. Ah, subito? Sì. Per quante notti? 2 ore e mezza. 2 ore e mezza? Beh, insomma, minuto più, minuto meno, adesso sa come vede. Mia moglie ed io, perché io ho moglie, e siamo di passaggio a Roma e siamo stanchi per il viaggio, veniamo da Norcia. Ah! E andiamo a Como, lei conosce Como? Sì, sì, sì. Quel ramo del lago di Como, insomma, con tutto quel che segue. Insomma, da lì, da Norcia, andiamo là passando di qua. Allo scopo di spezzare il viaggio. Naturalmente mia moglie non è qui perché è andata a farsi i capelli e mi ha detto: perché non fissi tu una bella camera mentre io mi faccio il parrucchiere? Detto fatto, ecco di qua. Mentre io mi faccio la messa in piega, detto fatto, io fisso in modo che appena lei è pronta viene qui e si ficca dritto a letto con la messa in piega e tutto il resto. Ce l'ha una camera? Le chiamo il direttore. Molto gentile, grazie. E lei che vuole una matrimoniale per questo pomeriggio? Io, ma ne è. Sì, sono io. Vede, mia moglie ed io, perché io ho moglie, siamo di passaggio a Roma, veniamo da Norcia, andiamo a Como. Sì, Como, sì, sì, sì. Lei non è qui, mia moglie, perché è dal papà. Dal papà? No, è dal parrucchiere. Sì, poteva benissimo fissare lei la camera, ma siccome io dal parrucchiere non ci vado mai, allora io fisso, così almeno quando lei arriva, viene qui e si ficca dritto a letto con la permanente e tutto, insomma, un paio d'ore, 2 ore e mezza al massimo di riposo e si riprende il viaggio e si va a Como. Ce l'ha una camera? Vuol dirmi il suo nome, per favore? Natalie. Ha detto Natale? La 648, per favore. Subito, signora Delisa. Ho dimenticato il biglietto del teatro. Mi dispiace proprio. Signor Natale? Diceva? Vuol dirmi il suo nome, signor Natale? Natale. Natale. Natale sia di cognome che di nome? Sì, Natale, Natale, perché c'è qualcosa di strano. Natale. L'indirizzo? Norcia. Norcia e poi? Basta così, sono molto noto tra i norcini. Mi spiace, ma mi dovrebbe dare l'indirizzo completo. 25. 25 no, di che via? Via del Corso 25, Norcia. Via del Corso 25, Norcia, provincia di... La Spezia. La Spezia. La Spezia è in Liguria, Norcia in provincia di Perugia. Bravo, volevo vedere se era preparato, complimenti. Grazie. E mi spiace firmare il registro? No, per niente. Natale, Natale. Adesso la faccio accompagnare subito in camera. Non si disturbi, troverò la camera da sola, è stato molto gentile, grazie. Ah, signor Natale? Ah, già, dico. È sua questa? Ah, che sbadata, grazie, molto gentile. Ma no, che non è sua. No, certo che è mia. E no, guardi, ci sono le iniziali, MG. Lei è Natale, Natale. Lo vede? Come mai? Come mai? MG, medico generico.
Non lo sapeva? Sono dottore, il miglior generico di Norcia. No, perché vede, di solito ci si mettono le iniziali del nome e del cognome. Mica potevo mettere NM, no? Sicura che le cose stiano così? Ma certo, dietro la maggior parte dei film porno che di notte si vedono in TV c'è proprio lui. Lui, il presidente della casa dei bambini abbandonati, a che scopo? Dopo il peccato si fa penitenza, vecchio motto democristiano. A più tardi, Natalia. Magari prendiamo un aperitivo insieme. Volentieri. L'ho trovato. Che cosa? Il biglietto del teatro. Mi fa piacere. Avremi per caso il numero del telefono del Teatro Valle? Non mi ricordo se lo spettacolo comincia alle 4:30 o alle 5. Basta guardare sul giornale. Ah, scusi signore, le dispiace prestarmi un attimo il giornale? Solo un attimo. No, guardi, la signora vorrebbe la pagina degli spettacoli, se non le dispiace. Guardi che la pagina degli spettacoli è quella. D'amore si muore, inizio alle 16:45. Grazie, dice, per caso a che ora finisce? Non lo dice. Al botteghino lo sanno. Numero del botteghino, 4756841. Si possono ottenere sconti per comitive e per studenti. Gli abbonati si possono rivolgere al 470-058-23. Se si fanno un altro esperimento... Vuole qualche altra informazione per qualche altro spettacolo? No, grazie. Ha detto 4756841? 4756841. Può telefonare da lì, signora Dimitri. Signora, il telefono è lì, sicuramente. Ecco. Grazie. Tutto bene, dottor Natale? Oh, appena arriva la signora Natale, la faccio accompagnare subito in camera. Posso spiegare? Non c'è bisogno, vedo che ha deciso di seguire il mio consiglio. Ecco. Però ha prenotato una stanza. Sì. Le sembrava indelicato usare la nostra? Già. E che nome si è inventato? Natale. Io lo sapevo che sotto questa pelle di pecora si nascondeva il vecchio Ezechiele Lupo. Lupo, sì. E chi è la fortunata ragazza? Ma quale? Scusa? Quella con cui passerà il pomeriggio. Lei? Lei chi? Lei tu, Natalia, tu. Sì, signor Dimitri. Sto aspettando un mio vecchio amico, vuol vedere se è arrivato Pasquale Pasqua. Pasqua? Salute, signore. Grazie, è un tipo simpatico, Pasquale, vorrei fargli un salutino. No, signore. Come? Solo tre arrivi questa mattina e nessuno che si chiami Pasqua. Imbecille. Prego. No, lei, il mio amico Pasquale. Sarà meglio che gli faccia una telefonata. La cabina telefonica è qui, signore. Sì, ma io preferisco quella dietro l'angolo. Qualcuno del personale gradirebbe un biglietto per il teatro. Ora chiedo. Grazie, signora. No, signora Dimitri, venga un attimo, scusi. Chiamami signore Natale. Senta, il mio comportamento di poc'anzi... Mi spiegherai tutto in camera, Mario. Ma non vuole pensarci un attimo? So quel che faccio. Meno male che uno dei due lo sai. Così doveva essere, un impulso pazzo, improvviso. Sì, ma non suicida. Sai che cosa faccio? Vado alla boutique dell'albergo e compro una stupenda camicia da notte sexy. Tutta per te. Non le porto mai, grazie. No, scusa, non si disturbi. Farò in un attimo. No, beh. Lieta ad averla incontrata, dottor Natale. Sì, signora. E si diverta qui a Roma. Signora, qualcosa non va, dottor Natale? È tutto olio come un liscio. Appena arriva la sua signora la faccio accompagnare subito in camera. Molto gentile, grazie direttore, grazie. Molto... No, dimenticavo. Mia moglie non è tipo che desidera essere accompagnata, assolutamente no. Lei arriva dritta qui, dritta su, dritta a letto. È molto... Molto. Sì, solo con me però, gli altri uomini non le interessano per niente. È misantropo.
Invece di me è... Arrivederci, direttore, grazie, è stato molto gentile, grazie. Direttore, scusi un attimo, vorrei cambiare la camera. Ma se non l'ho ancora vista? Non vorrei nemmeno vederla. E perché? Eh no, perché per via del numero. Cosa c'è che non va nel numero? Senta, 650. Esatto, e allora? Il 650 per caso è vicino al 648? Sì, alla camera vicina. Troppo vicino. Troppo vicino a chi? A lui. A lui chi? Al signor Dimitri. Ma lei conosce il signor Dimitri? No, e non voglio nemmeno conoscerlo. È un socialista. Sì. Mi rifiuto di vivere accanto a un uomo che è favorevole alla lira pesante. Purtroppo è l'unica libera che abbiamo. Perciò, qualsiasi siano le sue idee politico-monetarie, la pregherei di non disturbare oltremodo l'onorevole Dimitri che sta nel nostro albergo. Senta, direttore, scusi, ma con tutte le camere... Mario, chi è? Mario. Ah, meno male. Il telefono di Susanna è sempre occupato. Tu sei riuscito a parlarle? Non ancora. La camera almeno l'hai prenotata? 650. È un po' cara, Però ne vale la pena. Onorevole, 650 è il numero... Ha capito, guardi che... Oh, beh, pazienza, faremo piano piano. No, no, ma che piano piano, scusi, beh, onorevole, guardi che la situazione è incasinatissima. Ma no, sei stato bravissimo. E invece no, guardi, lei torni al ministero, io telefono alla signora Rolandi e disdico tutto. Ma sei pazzo, piuttosto vai su nella 650 e ordina una bottiglia di champagne e sandwich al salmone affumicato. Grazie, mi si è chiusa la bocca dello stomaco. Ma non è per te. Ma insomma, lei si rende conto in che trappola si sta ficcando, sì o no? Sì, e non vedo l'ora. Ma lei è un incosciente, no, signor Dimitri, va tutto bene? Benissimo, è arrivato finalmente, è lui il vecchio amico che aspettavo. Lui? Proprio, sì. No, invece proprio no, è no. Quello che cercavo di dirle. Noi due non ci siamo mai conosciuti. Noi due mai conosciuti? No, vero che lo stavo dicendo che lei è direttore? Ma allora lei non è Pasquale Pasqua, mio amico da sempre? No, io sono Natale Natale, da sempre suo nemico. Non sapevo che sarebbe rimasto sorpreso. Mi siedo un attimo. Sorpreso? Sconvolto? Io non credo ai miei occhi. È spiccicato a Pasquale Pasqua. Veramente? Sì, due gocce d'acqua. Natale Natale, ha detto. Natale Natale, come dicevo poc'anzi al direttore, un Natale non può vivere porta a porta con un Dimitri. E pare che ce l'abbia coi socialisti. Beh, non è mica il solo. Ma si ricrederà. Lieto di aver fatto due chiacchiere con lei, signor. Spero di rivederla presto. Visto da dietro è spiccicato a Pasquale Pasqua. Se dovesse disturbarla ancora mi chiami. No, grazie, ma adesso mi scusi direttore, devo fare una telefonata. Ah! Dimenticavo. Che cosa? Un particolare. Quale? Un particolare molto importante che riguarda me. Io sono io medico, io sono medico, io. Io MG, medico generico. Ora vado su. Ah! Il miglior medico di Norcia! Norcia? Ah. E credo che qualcuno debba parlare a qualcun altro di me. È Natale, non è Pasqua. Natale è arrivato, Pasqua non verrà. A saltare il fosso. Sì! Che impaziente! Il dottor Natale, immagino. E scusami, signora. Che c'è? Vuoi dover fare il letto? Sì, sì, va bene. La direzione? Qui è l'appartamento 648, sono la signora Dimitri. Stavo parlando con uno dei vostri clienti, il dottor Natale. Potreste darmi il suo numero di stanza? Ho un problema e lui ha la cura adatta. Grazie. Baciami,
bacia tutta la mia pelle. Si può arrivare alle stelle. Come? 650 ha detto? E la porta accanto al 648? Ah no, niente. È comodo avere un medico a portata di mano se il mio problemino si acuisse. Prego, devi cambiare asciugamano con il paniere. Sì, sì. Natale. Come mi sbaglio? Qui è Natale. Dottor Natale. Oh, vorrei ordinare dello champagne e delle tartine. Del 1983, no, le vorrei fresche. Ah, lo champagne, sì, scusa. E delle tartine al salone affumicato. Dottor Natale, Natale, appartamento 650. Grazie. E scusami, signor. Ah, prego. Lei è il nuovo signor del 650? Sì, sono io. Dottor e signora Natale? Sì. Ah, solo per il pomeriggio. Siamo di passaggio. Asciugamano per il bagnero. Molto gentile, grazie. Ah, senta, scusi. Non è che lei farà su e giù tutto il pomeriggio, vero? Io no, non si preoccupi. Pronto? Il dottor Natale. Chi parla? Sono la signora Natale. Signora Natale, almeno. Ma lo sa che il suo telefono è rimasto occupato per secoli? Sì? Sì, sì, ma lei da dove sta chiamando? Dall'albergo. Ah, complimenti, che velocità. Senta, lei deve solo raggiungere la camera 650. Sì. E appena arriva faremo appassionatamente l'amore. No, guarda, io non sono Riccardo. Appunto. Stavo dicendo che lei appena arriva, sì, io me la squaglio. Che sadico. Scusi, ma lei esattamente da dove sta chiamando? Dal 648, naturalmente. Allora, guardi, lei dal 648 deve... 648? Sì. E com'è possibile? Lo giuro. Come è entrata? Con la chiave. Con la chiave? Ma lei è la moglie del signor Demitri. So benissimo che ho sposato, ma tu con chi credevi di parlare? Ma come con chi? Signora Demitri, come va? Mario, come ti senti? Tutto sudato. E scusami, signor. Che c'è? La spagnola. Brutto tipo di influenza? No, anzi, bel tipo di cameriere. Cosa vuole? Tengo che preparare la camera da letto. Non si preoccupe. No, ma non tengo che preparare il letto. No, no, ma tanto resteranno... Cioè, resteremo pochissimo, pochissimo. Dottor Natale, e signora, dentro e fuera, in un balleno? Sono Speedy Gonzales. Arriba, arriba, squish. Vado, grazie. Oh, sì, comprendo. Signora Demitri, sì, sì, signora Natalia. Mario, sì. Ho messo la camicia da notte, è impalpabile. Prenderà freddo. Vengo subito così mi riscalderai tu. No, signora, aspetta così. Oh, mio Dio! Che c'è? Ah! Saperne una, il telefono di Susanna non è occupato, è isolato, isolato, accidenti, e smettila con questo... Mario! Che cos'hai lì? Stavo chiamando per lei. A chi? Il bar, non mi ha detto di ordinare... Ah, sì, 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 sì. La cosa mi sembra molto appetitosa. Che cosa? Le tettine al salmone. No, le tartine al salmone affumicato. Senta, il tutto va preparato con molta cura. Ci metta sopra una fettina di limone. Ma non meglio, chi se ne frega del limone, dai. Scusa che devo... Ha detto chi se ne frega del... Onorevole, scusa. Onorevole, un attimo, la prego. Rinunci. Come?
Il destino è contro di lei. Non è il destino, è il Ministero delle Poste e Telecomunicazioni. Povera Susanna, penserà che la sto prendendo in giro. È pronto, direzione? Avete un fattorino motorizzato? Perfetto! Mandate subito questo messaggio. Rolandi, via Cavour 34. Telefono fuori servizio. Ti aspetto, appartamento 650, Palace Hotel. Vieni immediatamente, Pasquale Pasqua. Facciamo Natale. Beh, non posso aspettare tanto. Un attimo, onorevole, siamo il signor Natale, non signor Pasqua. Sì, signore, pronto? No, non siamo Pasqua, siamo Natale. Che ho cambiato nome, Natale, Natale. E che parta subito. Oh, bene, grazie. Mario, questa è la tua borsa. Hai la chiave dell'appartamento? Sì. Perfetto, aspettami un istante. Dove vai? È qui accanto, in camera mia. A fare che? E a mettermi in pigiama. No, non può. Come non posso? No, voglio dire, lei non può farsi vedere in giro per i corridoi dell'albergo. E perché? Perché lei ufficialmente è il Ministero degli Interni. Non ci avevo pensato. Beh, allora vammela prendere tu, eh. Beh, no, adesso veramente io non... Come sei nervoso. Neanche fossi tu a fartela con la moglie di un altro. Salute, figli massimi. Non ci mancherebbe altro. Guarda, le pillole antiallergiche sono nel bagno. Portami anche quelle. Non sei mica tanto furbo, eh? Perché dici così? Come pensi di entrare nella 648? Bussando. E chi apre la porta? No. Nessuno. Eccoti la chiave, tonto lord. Yes! Salute, niente figli. No. E non ti dimenticare le pillole. Bene. E il pigiama. E il pigiama, d'accordo. Mi potevi d'accordo, dovevi. Mi scusi, Natalì, ma lei non è Natalì. Io non nata lì, io nata a Pechino. Champagne e tartina, signore. Mi scusi. Sì? Dov'è la signora con camicia da notte che era fuori in corridoio? Io arrivato, signora fuggita. Ah, bene, bene, grazie. Lei è il dottore Natale? Sì. Firmare, prego. Squillare telefono. Io sentire. Lei rispondi. Con calma, perché non è il momento. Pronto? Signor Dimitri, scusi. No. Cosa dice? È rimasta chiusa fuori? No, non lo so dove guardarò. Ma cosa vuole che sappia io? Una signora come lei non dovrebbe andare per i corridoi in giro con la camicia da... No, non torni qui! No. Vada alla 648. Le apro io con la chiave. Ma come che l'ha data Ricca? Ricca Mancia, il cameriere, mi fa subito entrare. Vuole chiave per tutto portaccanto? No, grazie. Firmare, prego! Sì, fra due minuti. Torno solo, Pillole e pigiame. Vengo su, lei mi aspetta. Pillole e pigiame. E cosa c'è da guardare? Porti il carrello in camera da letto. Camera da letto? Sì. Adesso sparisca. No, dottore Natale deve firmare. Lui ha detto me aspettare, non sparire. Ah sì? Sì. Andato camera accanto 648. Oh, sì, lo so. Lei signore 648, sì? No, lei si sbaglia? Lei no, Dimitri? No, io no, Dimitri, no. Dopo pranzo in atrio, lei ha ordinato 3 bricchi caffè con moglie? No, io no, odio il caffè e non ho moglie. No moglie? No. No caffè? No. Però 648, sì. Ma neanche per sogno, io sto qui nella 650 e mi chiamo... Pasqua. No, 650 Natale. Sì, dividiamo la stanza. Ah. Natale è un mio caro amico e allora... caro amico, sì. Che è un buon amico, chiaro? Chiaro, sì, buono. Sì,
Lei moltissimo somiglia, signore, tre bricchi caffè con moglie. Ah, però io mi chiamo Pasquale Pasqua. Pasquale Pasqua. Pasqua. Ecco, sì. E a prescindere da questo signore del caffè, le ricordo nessun altro? Prego. Per esempio il famoso politico Riccardo De Mitri. Mai coperto. Via qua, firmo io Pasqua a Natale allo stesso. Ok, buoni amici, dividere tutto insieme. Sì, guardi, ecco, tenga questi e mi raccomando, acqua in bocca. Con questo acqua in bocca, me e tutta mia famiglia, grazie dottore. Sto arrivando. Perché ci metti tanto? Non trovavo il suo pigiama. Sbrigati, lumaca. Felicità. Le pillole. Ecco il suo pigiama. Credevo fossi uscito a comprarne un altro. Onorevole, stia calmo, perché sono alle prime armi come ruffiano. Mario, Mario, ti prego, scusami. Sì, onorevole, qui c'è il suo pigiama, sì. La vestaglia, le pantofole, sì. E ci sono le pillole e la chiave. Grazie per essermi così vicino, Mario. Più vicino di quanto lei possa immaginare. Sì, e adesso vai pure a fare quello che devi fare. Vai. Cosa sarebbe? Al ministero. Ah, sì, sì. E di a Coppola che presiede lui la riunione. Sì. Dov'è la valigetta con tutti i documenti? Ce l'aveva la valigetta, vero? Oh mio Dio, l'ho lasciata di là. Vabbè, eccoti la chiave, vai a riprenderla. No, ma devo proprio. Sì, 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 e poi non ti dimenticare di lasciare la chiave in portineria, mi raccomando. Ciao Mario, vai. Ciao. A noi due, Susanna, sono tutto. Adesso prendo le pillole. Mario, secondo te tutti gli adulteri si divertono tanto? Perché lei si sta divertendo? Come una pazza! E tu? Sta scoppiando il cuore. Se sei così eccitato adesso, che cosa farai quando saremo a letto insieme? Niente. Così fermo, immobile? È il massimo del mio rendimento, date le circostanze. Non è successo niente di spaventoso? Ma succederà. Calmati, su. Andiamo. Dove, nel tuo appartamento? No, lasci che prima vada di là. Io da solo voglio vedere che tutto sia a posto, che voglio sentire la temperatura dell'ambiente, dello champagne e la mia. Voglio mettermi anch'io un pigiama impalpabile, creare un'atmosfera romantica. Quanto ti ci vorrà? Mezz'ora. Non romantica fino a questo punto, andiamo. Ma di là. No, anzi, facciamo una cosa. Lei non si muova di qui finché non telefono io. Fai presto, tesoro. Io ti desidero. Capisco, ma sai com'è, io sento che mi verrà un infarto e se mi viene mi verrà proprio qui. Non voglio che lei sia coinvolta nello scandalo, perciò è meglio che io vada di là da solo. Non ti verrà l'infarto? Ti batte il cuore, ma è l'eccitazione. Lo so, signora. Senti il mio. Lo senti? Lo sento. Si agita? Adesso sono così. No. È fermo. Bello. Anche bello sodo. Però. No, scusa. Ma no, dimenticavo, non possiamo. Perché? Non saremo soli. C'è qualcuno? Topi, a dozzine. Bah, quella cosa. Topi? Al Palace Hotel? Cosa crede lei? Che il prezzo li scoraggiasse? Si accomodi. Io vado subito a reclamare con il direttore. Ma che ti importa dei topi? Non sei mica un gatto. Non sono un gatto, ma è uno scandalo. Diamo un po' di scandalo noi qui. Adesso. Signora. Chi prende l'iniziativa? Facciamo testo croce. Lasciati andare, Mario. Rilassati. No, sono già rilassato. Abbiamo già perso troppo tempo. Sì. È inutile, Mario, andare di là. Sì, no, rimaniamo di qui, però le devo dire una cosa. Vede, Coppola ha bisogno di me al ministero. Ma io ho bisogno di te qui. Sì, signora, non ho niente sotto. Mario, vai di là. Vado di là. Aspetta, Mario, spogliati. Mi sto di qua. Spogliati, ma Mario. Sto facendo lei un... E mettiti a letto. E neanche una goccia di silicone. Ma sì, Coppola se la caverà. Perché la caverai anche tu, ne sono certa. Tanto quanto ci metteremo? 7-8 minuti. Mario! È troppo? Spero
Un po' di più. Ah, sì, di più senz'altro, sì. Io intanto chiamo il bar. Sì, chiami pure il bar. Io chiamo. Ordino champagne. Ghiacciato. No, questo brucia. Aiuta a rompere il ghiaccio. Guardate, vedi quella fare. Vorrei ordinare una bottiglia di champagne dannata, per favore. Sì? Sì, va bene. Ah, e caviale. E delle ostriche. Subito, per favore, tutto per due. Sono affamata. Mario! Eccomi. Ho ordinato lo champagne, il caviale. E le ostriche. È il massimo dell'afrodisiaco. Questa sì che vita. Vado a rinfrescare. Ma no, sei già fresca come una rosa. Non te la spogliare. Io mi sto già spogliando tutto. Eh? No, ma in senso metaforico. Sì! Queste maledette virgole non fanno effetto. Mario! Sono pronto. Vieni! A strofinarmi la schiena. Non aver paura, terrò gli occhi chiusi. Sì! Ma che strano, ragazzi. Sì? Grazie. Ma chi è? Cucù! Susanna! Ma lo sai che non ti avevo riconosciuta? Per questo mi sono travestita. Che ragazza intelligente. Ma non si sa mai chi si può incontrare. E hai fatto bene. Lo sai che la Merloni è in questo stesso albergo? Quella pettegola. Eh no? Sono sicura che si ricorda di me. Mi ha incontrato alla FAO la settimana scorsa. Ma tu riuscirai a dimenticare la FAO per le prossime due ore? Ci proverà. Brava. Yes! Accidenti! Non avrai mica l'influenza, vero? No, è un raffreddore allergico. Ah. Vedi, e queste pillole di solito me lo fanno passare, ma questa volta non mi hanno fatto effetto. Benzedrina. No, è un antistaminico. Qui dice benzedrina. Scusa. A quel cretino di Girini, un eccitante. Oh, beh, una pillolina. Non ti farà male di certo. Ma io ne ho prese sei. Wow! E come ti senti? Forse è meglio se vado in camera mia a prendere le pillole giuste. È qui accanto. Non mi dire che ci troviamo nella camera vicino a quella tua e di tua moglie, vero? Sì, e anche questo grazie a Girini. Meno male che io ho spedito mio marito a Cortina. Ma perché tu sei una volpe e Mario una gallina. Oh, ma accidenti. Si sta portando via la chiave del 648. E dov'è adesso? E sta andando al ministero. Oh, la chiave sarà sicuramente in portineria. Tu tesoro, tesoro, vai in camera da letto e prenditi un po' di champagne. Wow! Ci sono due cose alle quali non so proprio resistere. Una è lo champagne. E l'altra? E l'altra te la dico dopo. Come la dici dopo? È pronto? Parla l'uomo di Pechino? Sì, sono Pasquale Pasqua, sì, caro amico del dottor Natale. E lei potrebbe aprirmi la 648? La colpa spartù. No, non vorrei disturbare la direzione. Sì, lo so che è contrario alle regole, ma anche accettare mance lo sarebbe in teoria. Ecco, bravo, venga su nella 650 e frangeremo due regole in un colpo solo. Ok. Che te ne sembra della signora Natale? Povero caro, ma a proposito, non dovevamo chiamarci signore e signor Pasqua? Sì, ma poi Girini ha deciso per Natale, Dio solo sa perché. Oh beh, Natale o Pasqua, io ho qui il mio regalino per te. Dammelo tesoro bello. No, dopo che avrò fatto il bagno. Ma no. No, sei deliziosa così, al naturale, come natura crea.
Qui finisce che fra champagne e benzedrina io esplodo. Allora esploderemo insieme. Dov'è il bagno, Riccardo? Da questa parte. Ma tu chiamami Ricky. Ok. Sbrigati a prendere le pillole, Ricky. Sì. Io intanto faccio scorrere l'acqua. Sì. Ti dispiacerebbe insaponarmi la schiena, Ricky? No. E anche il resto? Ah, sì, sì, io ti insapono tutta, dalla testa ai piedi, rallentando alle curve. Ah, un mare di schiuma! Sì, e il naufragarmi dolce in questo mare! Sì. Ah, venga, venga, venga. Signore Pasquale. Lei avere chiave porta accanto? Prego, apri tutto. Ah, sì, li avevo preparati. Dov'è il suo caro amico, dottore Natale? Se ne è già andato, ma lei mi apra subito la 648. Lei, amico, anche cliente, porta accanto 648? Sì, vecchi amici, da quando sono era... Sono mezza fatta, ma dietro non ci arrivo e ho bisogno di te. Chiedo scusa. La signora Natale. Moglie di dottore Natale? Sì. Lei è molto bella, bellissima, eh? Sì, sì. Dottore, doppio gusto, eh? Come doppio brodo, eh? Ma di che si impiccia lei? Fuori! Ma che si segni? Scusami, ci vogliono solo due sé. Due sé? Torno subito. Grazie mille, può andare. 648, onorevole Demitri, suo amico pure. Sì, 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 signora e signore Demitri, molto buono amici. Ma lei è molto buono amico di signora moglie o di signore marito? Ma si faccia gli affari suoi. Fuori! Va bene. Ma che esiste? Ma perché sta fuori? Stappi pure, buon uomo, e sparisca. Cirini, perché non sei al... Ma che ci fai nel mio... Perché sei vestito nudo? Perché non parli? Per favore, una domanda alla volta. Avanti, spiegati. Sono qui nel suo appartamento, nel suo bagno, nel suo accappatoio e... Questo lo vedo da me. Io gliel'avevo detto di rimanere di là. Ma perché sei nel mio bagno e non sei al ministero? Dal ministero sono tornato. A fare cosa? Il bagno. Ma là dentro c'è qualcuno. Per questo sono tornato. Avevo un appuntamento. Con chi? Con una persona. Nel mio bagno? Sì. Cherche la femme. Avanti, avanti. Avanti, avanti. Chi è la donna? No, no, non è. Che fame, donna, non è... È uno. Uno? Un amico, sì, uno. E che ci fai con uno nel mio bagno? Non riesci ad immaginare? No? Sicuro? No. Tu saresti... Oddio, Mario! Io non ho parole! Nemmeno io! E io non ho niente contro di... Ma farlo nella mia stanza mi sembra troppo! Io gliel'avevo detto di rimanere di là! E adesso comincio a capire il perché! È anche un tipo impaziente, eh? No, è che siccome dietro non ci arriva, allora lo stavo facendo io! Sto parlando con l'onorevole Demitri! Il mio nome gli ha fatto un certo effetto, eh? Onorevole, vede, lui sa chi è lei. E io potrei sapere chi è lui? Come? Il tuo amico, dico, chi diavolo è? Ted. Ted?
sei Ted. E dove hai conosciuto uno che si chiama Ted? Al ministero. Al ministero degli interni! No, degli esteri. Ted. Questo Ted lavora agli esteri? Sì. Lo conosco io? No, è a un livello molto molto basso. Vabbè, che posizione occupa, insomma? È il ragazzo del bar. Così tu hai una relazione con il ragazzo del bar degli esteri. E perché nel mio bagno? Gli serviva l'acqua calda. A quest'ora prendiamo sempre il tè insieme. Io non l'avrei mai sospettato. Hai tenuto così ben nascosta la cosa. E invece adesso ho deciso di uscire allo scoperto. E Ted? No, Ted è meglio se non esce. E guarda che è troppo, è davvero troppo. Senti chi parla, senti chi parla. Allora lei scusi, onorevole, con la... con la signora Rolandi? Ma non vorrai fare paragoni, Susanna è una stupenda creatura! Beh, anche Ted! Ne riparleremo. Adesso tu ritorna agli interni e rimanda Ted agli esteri. Ah, prima di andare, dia a questo Ted di darmi le pillole contro l'allergia. No, un momento, onorevole, le pillole gliele ho già date io di là. Mi hai dato la benzedrina? No. Sì? Meno male che non le ha prese. Ne ho ingurgitate sei. Come si sente? Ho voglia di uccidere. Fuori le mie pillole. Va bene, stia calmo. Scusami, tesoro. Scusami. 648. Che roba è? Champagne, caviale e ostrica per due. Ma io non ho ordinato niente. No, lei 650. Come? Ah sì, no, io sto a 650. Questo per 648. Annata 1977, ma è pazzesco. Sì, molto buonissimo. Caro arrabbiato. Ted è in stato di shock. Queste sono quelle giuste, onorevole. Hai ordinato tu questa roba? Non mi sarei mai permesso. No, lui dottore Natale 650. Sì, lo so. E sta roba sciccosa per 648. Deve essere stato Ted. A Ted? Scusi! Che vuole? Chi essere Ted? Ted è un suo amico? Ted suo amico? Sì, Ted è molto amico mio. Lui è anche suo amico? Sono il presidente del club dell'amicizia. Io non capire. Si vuole iscrivere. Voi due signori appartamento a fianco 650? Sì. Lei Natale? Sì. Lei Pasqua? Sì, non fa una grinza. Ma se vuoi 650 perché lui qui vestito senza niente indosso. Ma si faccia gli affaracci suoi. Non parlare mai questo due. Se ne vada. Chi firma conto? Lo carichi al ministero degli esteri. Affanguaccio. Sarò anormale, ma io torno da Susanna. Onorevole, scusi, è arrivata Susanna? Sì, e non per merito tuo. E adesso sparite te e la tua checca spendacciona. E che momenti! Siamo stati lì lì, eh? Riccardo che dimentica le pillole. Adesso è convinto che io abbia una relazione col ragazzo del bar degli esteri. Meglio. Ma come meglio, signora? Così siamo più tranquilli. Certo, io col ragazzo del bar, che bellezza. È sicuro che Riccardo è andato al ministero? Sì, sono sicurissimo, signora, ma potrebbe tornare da un momento all'altro. No, no, avrà il suo bel da fare per tutto il giorno. Le devo dire una cosa, non sarà bisogno di me. Vede, ormai non c'è più niente da fare. Dopo quella doccia fredda. Oh no. Il fuoco si è spento. Mai disperare. Sono brava, sai, ad attizzare i ramoscelli bagnati. Susanna! Sì? Hai preso le pillole? Ho preso anche un bel colpo. Ma tu lo sai che Mario Girini stava chiuso nel mio bagno? Beh, che c'è di male? Strofinava un barista degli esteri. No! Diavolo! Sarà meglio che io metto fuori il cartello non disturbare. Sbrigati e vieni a letto. Le cose più si desiderano e meglio è. Io l'ammazzo questo. Ma
chi spi... Ma cosa vuoi? Scusi, un errore. Mi dico, i signori Demitri sono in camera? No. E posso chiedere che ci fa lei in camera loro, dottor Natale? No. E perché no? Sono medico, il giuramento di Ippocrate me lo viene. Dottor Natale! Ma prego, non credo. Dottor Natale! Uno dei miei camerieri è venuto a lamentarsi. Me lo manda in occhio in clinica, venga. Io non ho capito molto bene, ma pare che c'entrino due amici suoi. Tale Ted e certo Pasquale. E effettivamente Ted e Pasquale sono amici miei. Io non mi intrometto mai nella vita privata dei miei clienti. E fa molto bene, senta. Ma debbo ricordarle che lei è qui con sua moglie. Ah, beh sì, certo, so, è nell'appartamento accanto. Quindi le sarei grato se volesse ritornare da lei. No, ma abbiamo avuto un piccolo bisticcio. E subito. Abbiamo proprio litigato. Subito. Ah, scusi, direttore. Vede, io purtroppo sono rimasto chiuso fuori. Casualmente ho una chiave. Voglio andare? Salve, direttore! Signore Miti, che ci fa lei? Non insaporate per vedermi a me! Dio mio, è tornato! Tornato? Per fortuna che è qui lei, direttore. Quel pazzo ha tentato di sequestrarmi. Il dottor Natale? Il dottor Jekyll lo chiamerei. Prima mi ha invitato in camera sua e poi mi ha chiuso nel bagno. È vero. E come no? E al principio sembrava normale. Ha detto che voleva parlarmi di come funziona il Ministero degli Esteri, specialmente il bar. Lei ha rinchiuso l'onorevole nel bagno. Credevo ne avesse bisogno. Mi spiace, cicatriera! E si faccia una doccia gelata, cara signora, che ne ha proprio bisogno. E mi ridia la vestaglia. Ma chi diavolo è quella bella signora? La moglie del dottor Natale. Voleva violentarmi. La signora Natale? Sì, è una ninfomane. Fortuna che è arrivato lei. È una ninfomane? E a me lo chiede? Sì, Dio li fa e poi li accoppia. Dopo che lui ha tentato di sequestrarmi, sì, è arrivata lei. Si è denudata e mi ha costretto a strofinarle la schiena. Oh mio Dio, la schiena. Scusi, questa cos'è? Questa ce l'aveva in testa lui quando mi ha sequestrato. E anche questi. È mostruoso. Buono, tranquillo, seduto lì che io li accompagno in camera, signor De Mille. No, momento! Saluto! Dopo di lei, signor De Mille. No, non ho ancora messo a posto di là! Non è compito suo mettere a posto di là. E invece sì! E invece, forse è meglio se io vado di là e se trovo qualcosa che non è in ordine... No, non è una spesa! Seduto! E non si muove lì! E che si muove! Signor Rolandi? Signor Rolandi! Presto! Ciao, Pirini! Che buffo incontrarci qui! E nella stessa tenuta, poi. Senta, dove sono i suoi vestiti? In camera da letto. Ecco, andiamo. Ma che c'è? Guardi che qui tra un po' scoppia il finimondo. Perché? Appena il signor Demitri scopre che il ragazzo del bar è sua moglie. C'è la moglie di Riccardo? Sì. Ma non era uscita? È rientrata. A fare che? Non si preoccupi. Qualunque cosa fosse, non la fa. Lei si veste, io tengo gli occhi chiusi, poi usciamo. Via. Lo dobbiamo andare. Grazie mille, direttore, arrivederla. Comunque il dottor Natale fra poco se ne dovrà andare. Sì. E intanto mi scuso per questo deprecabile incidente. Oh, ma lasci stare, sa, ci sono abituato, è il prezzo della notorietà. Vedo che lei l'ha presa molto sportivamente, onorevole. Sì, non so se per via dello champagne o per l'overdose di benzedrina. Benzedrina? Si sa quelle pilloline antiallergiche contro il raffreddore, direttore? No, grazie mille, vada pure. Vada, direttore, arrivederla. Mario! Mario! Ted, dove sei? Miss Farnesina? Mario! Mario! Mario!
prende da sorpresa. A chi lo dici? Non pensavo proprio di trovarti qui. E neanche io che qui ci fossi tu. Che bellezza. Sì, che bellezza, tu sei qui. E anche tu, tesoro. Beh, sì, ci siamo tutti e due. Sì, io e te. Già, noi due. Detto così sembra un sacco di gente. Io sono in déshabillé. E anch'io, anch'io. Ma che splendida camicia, è nuova. No, è vecchissima, non la metto quasi mai. E fai male. Comunque addosso a te sembra nuova. Grazie. Non dovevi andare al ministero? Infatti, ci sono stato. Ma sono dovuto ritornare per via del raffreddore, sai. Non si poteva fare un discorso a base di starnuti. Ma adesso che hai preso le pillole? Le pillole? Non sei tornato per questo? Anche io. Io credevo che tu... Che cosa te l'ha fatto credere? Ho notato che non c'era più il flaconcino nel bagno, così ho pensato... Brava, sei un'osservatrice, infatti le avevo dimenticate. E non hai notato nient'altro in bagno? No, perché? Ma sei stata in bagno in questi ultimi minuti? No, negli ultimissimi no. Oh, bene, bene. E se uno non ne ha bisogno, che ci va a fare in bagno? Comunque il tuo raffreddore va meglio, mi sembra. Sei pillole di benzedrina, una mano santa. Benzedrina? Non ti sta bene. Ma volevo dire, tutta quella benzedrina ti avrebbe mandato in orbita. È molto che sei tornata, tesoro. Da un minuto. Me ne stavo seduta in poltrona a teatro quando all'improvviso... Bang! Un attentato! No, la botta della strega. Ah, bang... Poverina, la tua schiena. Sì, così me ne sono tornata in albergo, mi sono spogliata come ho potuto e mi sono infilata a letto. Non pensavo proprio di trovarti qui in vestaglia. Vabbè, neanch'io, ma infatti, come ti dicevo, nonostante le pillole, il raffreddore è peggiorato. E così al ministero mi hanno detto, ma torna in albergo, prendi la cura, riposati un po'. Ottima idea. Non capisco perché mai non ci siamo incontrati. Riccardo? Sì, amore. Che cos'è? Che cosa? Quella che cos'è? Questa è la parrucca che abbiamo usato per le prove. Quali prove? Al Viminale. Stiamo mettendo su uno spettacolino, una cosa così fra noi. Coppola lo sta organizzando e se l'è messa lui per imitare Lavanoni. Era identico. Non credevo che fossero così spiritosi al Viminale. Ma non si può mica sempre lavorare, no? E senza accorgermene devo essermela portata dietro perché... Gli occhiali invece no, quelli non sono della Lavanoni, quelli li ho messi io. Per fare Lina Wertmüller? No, 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 per il raffreddore. Sai, la luce troppo forte mi faceva sternutire. È tutto quello che ho trovato. Sono un po' troppo femminili, forse, vero? Sì, non ti dono. No, non mi dono. No. Riccardo? Sì, amore. E la vestaglia e il pigiama? Sì. Dove li hai presi? Da Piattelli. No, dico, come hai fatto a metterli? Prima le gambe, poi le braccia. Perché me lo chiedi? Strano, mi sembrava di averli dati alla cameriera per farli lavare. Si vede che li ha riportati. Ma ci vuole un po' di quello champagne. Quale champagne? Mi sembrava di aver visto prima una bottiglia in salotto quando sono arrivata di corsa, piegata in due dal dolore. Sì, sì, l'ho notata anch'io. L'hai ordinata tu. No! E tu? No! Sarà un omaggio della direzione. Ah, splendido. Vado a prendere. No, amore, no, tu, no, non ti muovere da qui. Mettiti a letto e aspetta. Riccardo. Visto che siamo qui tutte e due, potremmo anche... Di pomeriggio. Perché no? Magari sul tappeto. E perché no? Vedrai. Vedrai che la tua schiena tornerà a posto. Un momento. Lo prego, non deve fare così, andiamo. Appena trovati parrucchi e occhiali. Senza il mio travestimento non posso uscire. Altro che travestimento, ci vorrà quando il signor Dimitri scopre che il ragazzo del bar è sua moglie. Ma questo non... Pronto? Sono io. È lui. Giuro che è la prima volta, sia per me che per lei. Ma sta zitto, io ho trovato mia moglie in camicia da notte sul letto. Non la uccida. Ma che stai dicendo? È lei che potrebbe uccidere me, non capisci? O è la benzedrina o è pazzo come dicono i radicali.
Va bene, Ricky, sarà per un'altra volta. Cara, dolce, comprensiva ragazza. Appena recuperata, parrucchi occhiali, me la filo. Perfetto. Oh no! Che c'è? Che c'è? Shhh. La parrucca e gli occhiali sono qui. Ma è troppo pericoloso uscire senza. Senza cosa? Tanto più che la Merlonia in giro per l'albergo. La Merlonia in giro per l'albergo? Senti, senti, fai una cosa, mandami subito Girini. Ricky dice se vai da lui a prendermi parrucche e occhiali, subito! Ricky! Guarda, no, onorevole, scusi. Insomma, lei non mi aveva detto però che la signora Merloni era qui nello stesso albergo? No, no, no. Se ti avessi detto che Liliana era su questo stesso piano... Stesso piano! Ma scusa, ma la Merloni non ti conosce mica, no? No, ma io conosco lei. Ma piantala, adesso quello che mi preoccupa è mia moglie. Senti, facciamo una cosa. Tu vieni qui immediatamente. Sì. Io lascio la porta aperta e la parrucca e gli occhiali sul tavolino. Onorevole, scusi, ma i miei vestiti sono nel suo bagno. Beh? Io sono mezzo nudo. Farai colpo su Ted. Lo so io che verrà un colpo tra un po'. Ma lo sai che sei il più bravo segretario del mondo. Aspetta. Riccardo. Sì, amore. Non ti vedevo tornare. Oh, sono qui, amore. Su, andiamo a cuccia. Ne ho una voglia io. Anch'io. Io proprio i bicchierini. È meglio se vado a fare quattro passi in corridoio per allentare la tensione. Tu, tesoro, vai in camera da letto e aspetta lì. Mario! Sarà mica il cinese, eh? Deciso anche in politica, entra, esce, Mario! Si comporta in modo strano. Ah sì? Cosa fa di bello? È andato a passeggiare in corridoio con una parrucca rossa. Beh, allora se lui passeggia con la parrucca rossa io posso benissimo uscire con questi occhiali da sole. Perché? Non voglio essere riconosciuto. Ma sono di Riccardo. Ma che importanza ha, signore? Sono il suo segretario, non mi cambiasse adesso per un paio di occhiali. Mi meraviglio anche di lei che... No, faccio da solo, grazie, lei. Peccato per oggi, tesoro. Avrei tanto voluto essere la signora Natale. E beh, è meglio che lei continui a essere la signora Domenico, che non è pericoloso. Sì, e tu è meglio se sparisci più presto. No, si è incastrata la... Perché se... Volevo chiedere se non le ha preso... Vi conoscete voi due? No. Questa è la senatrice Merloni. Molto lieta. Piacere, senatrice Merloni. È il dottor Natale. Sì, sono il dottor Natale. Natale è il nostro medico di famiglia. La conosco fin da bambina. Ogni volta che vengo a Roma mi fa una visitina di controllo. L'ho visitata e devo dire che sta molto, molto bene. Arrivederci. Grazie, dottore. Dove esercita, dottore? A Norcia. Al San Camillo. Al San Camillo di Norcia.
La mamma è originaria di Norcia e noi in un certo senso abbiamo ereditato il dottor Natale. Beh sì, li ho visitati tutti in famiglia. Sai che sono molto... Ci vediamo al bar, signore. Ce la siamo cavata piuttosto bene, no? Non l'ha bevuta, è tornata, eh? Chi è? La camarera! Dentro il bagno. No, Riccardo, non me ne vado senza i miei occhiali. Li ho lasciati vicino al telefono, mi pare. Puoi tornare da sola ora? No, saremo a letto tutto il giorno, non è necessario. Grazie, comunque più tardi, semmai, grazie. Presto. Stavo mettendo Riccardo! Dentro il bagno. Perché mi hai sbattuto la porta in faccia? Scherzettino. Mi hai quasi incentrato. Non eri andato a fare due passi? Infatti, ma sono dovuto tornare per via degli occhiali da sole. Occhiali da sole? Sì, sì, la luce in corridoio era troppo forte, mi faceva sternutire. Tu li hai visti, tesoro? Sì. Dove sono? Li ho buttati dalla finestra. Buttati dalla... Sì. Ma perché? Così? Capriccio. Ma sai che sei strana oggi? Io ne ho un altro paio nelle sessere in bagno. Ah! Ti dico di sì. No, tu preferisci quelli da donna, vero? Ma certo, ma voglio dire quelli più larghi, riparano meglio la luce. Ne ho un paio carissimo nella mia borsetta. Sì. Vai a prendere, sì, guarda la borsetta e la finisco, guarda. Presto. Mi chiederai ancora di essere la signora Natale? Il 31 febbraio. Questi vanno proprio bene. Torni presto, vero? Prestissimo. Da anni non mi sentivo così donna. Neanch'io. Signor Rolandi? Eccoci, ma dove sei stato? Non so io, immerso fino a fine. Oh, eccomi qui. Ma si può sapere che stai facendo? Onorevole, stia calmo, perché sto facendo di tutto e per tutti. Sì, va bene. Intanto eccoti un altro paio di piedi. Ma dove li hai presi? Me li ha portati lui. Se Natalia li ha buttati dalla finestra. Quando si dice il caso... Stavo attraversando il giardino dell'albergo per andare al ministero quando ho messo fuori la mano così per vedere se pioveva. Tac! Mi sono caduti gli occhiali proprio qui, nella mano. Onorevole. Tu devi andare adesso, vero tesoro? Prendo la giacca. Sì. E me ne vado. Sarebbe ora. Pure questa. Dimitri! La Merloni. Ma cosa fai qui? Io vivo in questo albergo, non te lo ricordi? Ah, sì, ma nella stanza accanto. Sì. Oddio. Sì. Sono qui per una visita. Una visita? Sì, questa è la sua stanza. Oh. E saluta la signora Merloni. Va avanti, non fare così, saluta la signora. Oh. Ma questo signore è anche il tuo medico? Sì, sono il suo medico personale, l'ho visitato, credevo di stare male. Sta benissimo. Ma dunque lei si occupa sia del signor Dimitri che di suo... Sì, sì, io sono il medico del signor Dimitri e di tanti altri, sono un medico molto impegnato. E devo dire che sono molto soddisfatto delle condizioni fisiche del nostro onorevole. Ma guardi che occhioni chiari, guardi un po'. Anche le analisi, niente male. Bene, grazie per il campione. È una vecchia usanza indù. Medicina alternativa. Bene, credo che il dottor Natale debba riprendere la strada di nord. Sono pronta! Infermiera, la temperatura, gliela prendiamo un'altra volta. Ho finito con gli ultravioletti, può togliersi le lenti di protezione. Dottore, potrei approfittare anch'io di lei? No. Mi dispiace di non dare un sacco di pazienti a lei. Mi aspettano, forse la prossima volta. Lo aspettano all'ospedale di Santo Spirito. Santo Spirito? Ma credevo che lei esercitasse al San Camillo di Norcia, dottore. San Camillo di Norcia, Santo Spirito, dove c'è da esercitare, signora? Io esercito. Ciao Liliana, grazie, arrivederci. A che gioco giochiamo? Ah, perché stiamo giocando. La Merloni non ti conosceva mica, no?
No. E allora perché non le hai detto che sei il mio segretario invece di tutte queste balle? Se devi dire una bugia, dilla grossa, ricorda? Tu sei pazzo. Susanna? Via libera? Sì, tesoro. Oh. Sì. Dai 5 minuti di tempo a Girini per pagare il conto e poi potrai andartene. Ok. E quanto tempo resta ancora a sciare tuo marito? Altri 10 giorni. Già che il signor Rolandi sta sciando. Noi combineremo un altro incontro, un altro giorno, in un altro albergo. Domani ti faccio telefonare. Da un altro, io no. Porta anche il tuo ragazzo del bar. Magari ci faranno uno sconto per comitive. Senta, scusi, ma... Adesso esci dall'albergo come dottor Natale e torni al ministero come Girini. Onorevole, scusi, ma perché non viene anche lei? Tanto con la signora Rolandi ha chiuso. No. Io devo andare subito a letto con mia moglie. Come mai? Non lo so che l'è preso oggi. È assatanata. Che cosa vuole? Portare via Carrello che viene a champagne. Ma non abbiamo ancora finito. Lei ora marito 3 bricchi caffè con moglie? Sì. Lei ora Dimitri 648? Sì. I bianchi si somigliano tutti. Natalia! Natalia! Chiave della mia stanza 649. A lei. Affretta, dottore. Sì, è scoppiata un'epidemia norcia. Mi scusi? Mi dica. Sono il dottor Natale Natale, appartamento 650. Ho telefonato poc'anzi, vorrei il conto, grazie. Pronti, dottore. Direttore, stia... Dov'è la signora Natale? La signora Natale si sta preparando, adesso sta scendendo, sì, sta proprio scendendo. Devo dire che è stata una visitina molto piacevole. Mi sento meglio adesso, sì, sì. Niente caro questo albergo, pagherò in contanti. Come vuole, signore. Mi scusi? Dica, signore. Il vostro albergo c'è un cliente chiamato Natale? Natale? Dottor Natale, sì. Questo è il dottor Natale. Ah, salve, ho avuto il suo messaggio. Messaggio? Sì. No, guardi, non può essere mio. Beh, qui è scritto su carta del Palace Hotel. Telefono fuori servizio, ti aspetto Hotel Palace, appartamento 650, firmato Dottor Natale. Ma, scusi. Venga avanti, sì. Venga avanti un attimo. Ma come l'ha avuto? Me l'ha mandato lei, no? A lei? Rolandi, sono io. Rolandi e lei? Rolandi, via Cavour 34. Rolandi, via Cavour 34, e lei? Sì. Non finisce mai. Miracolo se l'ho ricevuto, perché io sarei dovuto essere a Cortina a sciare. Sì. E ieri, roba da non crederci, ho provato con un mio amico una discesa col Bob. Col Bob? Col Bob. Ho fatto una mossa falsa. Ecco, guardi, mi sono rotto il piede. Ah, questo mi dispiace. E così sono tornato a casa stamattina e ho trovato questo sul tavolo. Perciò... Eccomi qua. Mi dica. Come, scusi? Mi dica. Beh, certo che se lei si chiama Rolandi. Ah, sì, certo. Anche se veramente qui non dice se è per il signore o la signora Rolandi. Ah, non dice? No, solo Rolandi. Ah, dice, stia ferma, dice solo Rolandi. È buffo, eh? È molto buffo, direttore. Comunque, lei ha mandato il biglietto? Sì, il biglietto l'ho mandato io. Perciò lei sa se era per me o per mia moglie. Eh beh... Certo che è per lei, non per sua moglie. Scusi, ma io sua moglie non la conosco per niente. Nemmeno lei
conosce la moglie del signore, vero? No. E allora la prego, si accomodi, non ti rimanere. Sono sicuro che è molto simpatica. Grazie. Come ha detto che si chiama sua moglie? Susanna Rolandi. Susanna Rolandi! Venga, si accomodi, sì. Signor. Ah. Ah. Si metta qui. Ma come ho fatto? Qui, guardi. Ha visto? Vede? Palace Hotel, ci vorrebbero perlomeno dei tappeti antiscivolo. Mi scusi, signore. Mi scusi, adesso? No, tutto a posto, grazie. Solo non capisco, ero in piedi, fermo. Un attimo dopo mi ritrovo steso sul pavimento. Vedi che segno è? Capricorno. Capricorno? Sì. L'oroscopo della settimana è sfavorevole al Capricorno. Comunque, per tornare a lei, qui minimo ci vorrebbe la moquette. Lei è d'accordo? Guardi qui, guardi. Parla su te, guardi. Ah. Cosa guarda? Mi dia una mano prima che mi spacco. Senta, dottor Natale, io... Ma che dottor Natale? Mi chiami per nome. Ah, volentieri. Com'è il suo nome? Natale. Natale, vorrei sapere perché mi ha fatto venire qui. Adesso con calma glielo spiego. Adesso, sa, io speravo in una proposta di lavoro. Certo. Lei cosa fa? Come? No, cioè, voglio dire, che cosa le piacerebbe fare? Ah, teatro, naturalmente. Ah, teatro. Ma anche cinema, televisione. Ah, bene, allora abbiamo più... Mi scusino. Sì, lei si accomodi, grazie. Sinceramente, qualunque cosa, è tanto che non lavoro. Capisco, lei fa l'attore. Non voleva vedermi per questo? Sì. Allora ha una parte per me? Sì. Sua moglie? Dove, mio amore? Venga, venga, signor Ronaldo, si metta qui. Sì. Sta bene? Credo di sì, però curioso, oggi non mi reggo in piedi. Lo vedo, lei continua a planare. Cosa diceva lei? Sua moglie le vuol parlare dalla 650. Mia moglie che vuole parlare, quella signora con chi? Chi? No, lei non la conosce. Forse gliela presento dopo. Amore, oh. È sua questa? Pronto? Tesoro, hai visto che sorpresa, eh? È stato un bel colpo anche per me, sì. Ci vorrebbe l'intervento del governo. Ma lo so che non puoi, ma nemmeno io posso. E allora... devo risalire? Va bene, salgo. Andiamo su. Vedi un attimo la mia borsa! Guardi, mi auguro solo lei sia assicurato, perché vede, per venire al Palace Hotel prima bisogna fare lezione di pattinaggio. Guardi, guardi. Questa è la vita. Bella, sì. Ma sai, di primo pomeriggio uno si sente... Sexy? Questa sarebbe la parola. Ma tanto chi ci corre dietro? Aspettiamo ancora 5 minuti, poi ci prendiamo. Bevi ancora un sorsetto? Sì, amore. Aiuta. Speriamo. Dovremmo tentare di farlo più spesso. Sì, sì, magari poco, ma più spesso. E c'è da ridere? Niente, ma forse è meglio che io non beva più. Ti senti bene? Come un topo nel formaggio, noi due soli, belli a letto, rilassati, senza fare niente. Niente, già. Oh mio Dio. Pronto? Mario? Mario? Shh. Tutto a posto? Qualche pretesto? Dove sei adesso? Cosa? Dov'è? Ma perché sei tornato su? Su dove? Via, Girini, non può essere poi una cosa così grave. Ma è una catastrofe! Che è successo? Tu rimani lì, ti raggiungo appena posso. Che succede? Era Mario. Dov'è il mio vestito blu? L'avevi addosso all'ora di pranzo. Sì, lo so.
L'ho dato alla cameriera per farlo smacchiare. Il blazer andrà bene lo stesso. Dicevi di Mario, di che si tratta? Devo andare subito da lui. Sì, si è cacciato in un guaio. Sì, anche piuttosto imbarazzato. Vuoi che venga con te? No, no, amore, no. No, c'è coinvolto qualcun altro. Sì? Sì. Chi? Beh, io non dovrei dirtelo, sai, tesoro, ma Mario ha una relazione. Con chi? Con chi? Con un certo Ted, un gay. Non te l'aspettavi, eh? C'è di peggio. Cioè? Questo Ted è il barista degli esteri. Incredibile. Anche per me. Ma figurati che mentre noi eravamo fuori, Mario usava questo appartamento per spassarsela con Ted. Sì? Beh sì, io li ho sorpresi nel nostro bagno. Sì? E adesso devo andare subito da loro. Ma dove sono esattamente? Nell'appartamento qui a fianco. Mario e Ted qui a fianco. Incredibile. Sì? Tesoro, io vado di là, sistemo tutto e torno subito da te. Ma qual è esattamente il problema? Tentato suicidio. Cosa, Mario? No, Ted si è buttato dalla finestra. Ted è morto? Non si è fatto niente, è planato sul balcone di sotto. Ci deve essere un malinteso. Beh, altro che malinteso. E Ted ha beccato Mario abbracciato col cameriere cinese, quello piccolo. Riccardo, forse c'è un equivoco, forse Mario è un po' esaurito. Ve lo credo bene, deve essere una bella fatica avere una relazione contemporaneamente con un barista e un cameriere cinese. Sì. E chissà con quanti altri si è dato da fare. Chissà. E tu, tesoro, vai di là, mi raccomando. Non ti muovere, eh? Sì, brava, qui sì, non ti muovere. Ecco. Cos'altro vuole ancora? Portare via Carrello. Torni più tardi. Perché lei qui ancora? Ma io vivo qui. Lei Pasquale non più con Natale. Ma se ne vada. E io protesto ancora con direttore. E io faccio licenziare lei. Non parlare mai in questo tono. Cosa succede ancora? Niente. Lui e suo marito tre bricchi caffè. Sì. Io parlare con signora Demitra. Sì. La signora Demitri non vuole parlare con lei. Lei dovrebbe vergognarsi, vero tesoro? Cosa? Oh sì. Vergognare per cosa? Per lo scandalo della stanza accanto. Scandalo? Sì, che la Cina dovrebbe essere un paese di uomini neri, almeno a giudicare dalla sovrappopolazione. Per questo l'hanno cacciato via. Via me! Lascia fare a me, tesoro. E non andare di là, caschi il mondo. È un brutto spettacolo. Sangue dappertutto. Sangue? Sangue? Sì, sangue. Non te l'avevo detto, ma ha fallito il salto. Il povero Ted ha tentato di... Ogni lavoro stai di qua. Non ti muovere. Vai in camera, tesoro. Scusi signore, sangue porta accanto? No, sì, sangue a fiumi. Sangue a fiumi? Ma dai a fare carachini. Ho detto non parlare a me questa donna. Affanguà la mano. Pronto? No, è inutile che il signor Rolandi mi aspetti lì al banco del ricevimento. Me lo mandi da me. In clinica, a Norcia. Tanto guardi, io di qui non esco finché non vi sarete sbarazzati di lui. Ted non se ne andrà mai se gli hai detto che hai una parte per lui. Poverino, non lavora da un secolo. Ah sì? E allora finalmente il signor Demitri potrà spiegare come mai un segretario privato di un sottosegretario si finge medico di Norcia e fa un provino a un attore disoccupato al Palace Hotel. C'è un vecchio proverbio socialista. Guardi, scusi, ma lo conosco. Scusa, Mario. Tesoro, chissà che shock avrai provato nel trovarti davanti al banco di ricevimento tuo marito così all'improvviso. Infatti, sì. Io no, invece, bello come il sole, lì tranquillo. Ricky, io devo uscire da qui. Tu devi tornare da tua moglie. E Girini si deve liberare di mio marito. Ma Mario, scusa Susanna, se Natalia ti domanda qualche cosa, Ted ha tentato di buttarsi dalla finestra. Come? Si ti ha trovato abbracciato col cameriere cinese. Pure! Scusate! Lei qui ora! Sì! Dove essere sangue a fiumi? Sangue a fiumi? Sì, lui ha detto qui sangue a fiumi. E a fiumi scorrerà se non sparisce. Calmati, Ricky, tesoro! Lei? Ricky, tesoro, adesso. Se ne vada. Mi hanno detto 650 a sloggiare. Bussa via! Non parlare in questo tono. Io parlo lei come cavolo mi pare. Ricky! Io protesto ancora con direttore. Oh, calma! Stia calmo, ma non vede che sconvolto? Sì. Sì, e ne ho ben donde. Io ho dato lui 200 sacchi e lui messo me in questo casino. Io messo dove? Da Napoli ti chiamerebbero Mariuolo. A Pechino mi chiamano Luminchio. E fanno bene! Stia calmo un attimo, ma non vede che Pasquale è sconvolto? Pasquale, lui Ricky! Ma di che si impiccia lei? Scusi, dica. Ricky, suo amico pure? Sì. Ma porti via quella sua brutta faccia gialla! Ho detto non parlare a me così! Non si può! Oh! Ma
io la conosco, vero? No, no, non mi pare. Mi scusi, signora. Ma, dottore, non c'era un'epidemia a Norcia? Troppo tardi, tutti morti. E cosa fa qui? Stavo dando una lezione di karate al mio amico Lu Minkyong. Grazie, grazie, buon uomo. Ecco, tenga, adesso lei può andare. Adesso lei essere buonissimo socialista. E lei cinese saggio. Grazie, dottore. Ecco chi è. Chi? Quella ragazza è una delle segretarie della FAO. Sì, è venuta dal dottore. Dal dottor Natale? Sì, da me. Da sì, me. Sì, lui è il suo ginecologo. No, un momento. Quella ragazza ha qualche sorpresina? Eh beh, su questo non ci sono dubbi. Ah, che bello, una cicogna la FAO. Ha un marito, spero. Ce l'ha, e sarà una bella sorpresina anche per lui. Io per adesso le consiglierei di accompagnare la signora fuori dall'albergo. E se facciamo qualche brutto incontro? Dall'uscita secondaria. Soffre di claustrofobia. Scherzi della gravidanza. Chi è? Il direttore. È solo apre questa porta. Ci penso io. Lei finisca il test di gravidanza. Ah, sì, il test di gravidanza. Se viene a Norcia lo faccio anche a lei. Come, ma... Dottor Natale, lei se ne doveva andare... Signor De Vitri. È solo? Sì. Meno male. Ciao, Liliana, ci vediamo stasera alla camera. Ci puoi giurare? Mm. C'è proprio tutto nel suo albergo, anche il reparto maternità. Com'è il dottor Natale? In camera sua, ma sta visitando sua moglie! Mi apra! Non posso! Mia moglie è nuda e ho le mani impegnate! Scusi. Quelli di Norcia devono avere una pazienza da santi con quello lì. La lasci fare a me, direttore, ci penso io. No, io preferirei che lei se ne tornasse in camera sua. Sono rimasto chiuso fuori. Allora la farò entrare io. Meno male! Arrivederci, dottore, io vado via! E con me viene anche il direttore per un momento! Signor De Vitri! Lei mi sta sfondando i timpani! Oh, mi scusi, direttore, non lo prego. Prego, da questa parte. Grazie. Riccardo, tutto a posto? Amore, ma t'avevo detto di aspettarmi in camera! Non ti vedevo tornare, cominciavo a preoccuparmi. Che dolce, lei si preoccupa. Dov'è Mario? Mario? Sì! Zitto! Volete dirmi chi è Mario? Non è mica successo qualcosa, Mario? Non ancora, ma ci manca poco. Hai risolto il problema di Ted? Non preoccuparti per Ted. Si preoccupa per Ted. Ah, sì? Sì, lei ha già sentito parlare di Ted, vero? Sì, ma è la prima volta che sento parlare di Mario. Sì, Tito! Ma Mario e Ted sono, come dire, in relazione. E il dottore? Che dottore? Il dottor Natale! Sì! Tito! Mia moglie non sa niente del dottor Natale, vero tesoro? No. Niente di niente. Ma invece suo marito? Sì. Lo conosce? E sa anche della signora Natale? La signora Natale? A mia moglie la signora Natale non interessa affatto. È una ninfomane. La signora Natale è una ninfomane? Oh. Ha adescato suo marito. Mio marito? E poi ti spiego, tesoro. È tutto collegato con il barista degli esteri. Quale barista degli esteri? Lei conosce il barista degli esteri? Guardi, io non so chi conosco e chi no. Posso uscire? Zitto! Mi parli un po' di questo barista? E se vuole glielo posso presentare? E che rapporto c'è fra Ted e Pasquale? Pasquale chi? Pasquale è un altro degli amici di Mario. Non ci posso ancora credere. Ma quanti amici ha Mario? Ma insomma, che c'entra Mario in tutto questo? Niente! Sono stufo di questa storia, venga fuori! Oh! Non sento! Guardi, io non mi muovo di qua finché questa porta non si apre. Non riesco a capire quello che sta dicendo! Io resto qui finché non si apre la porta! Oh, adesso comincio vagamente a intuire le sue parole! Ma si fini! Esco, chiamo la polizia! Ah, così va bene! Ancora una volta! Forte e chiaro! Esca, o io chiamo la polizia! Non c'è bisogno di gridare, sono qui, direttore! Oh, bravo, vedo che ha deciso di collaborare! Dov'è? Oh, dov'è la signora Natale? Sul davanzale della finestra. Cosa? Dice che vuole buttarsi giù. Oddio! Speriamo di fare in tempo! Basta, mettetela! Non gridi! Onorevole, l'ho messa qui così. Povero amore, tu chiudi la porta a chiave. Dov'è? Signor Rolandi, fuori e subito, eh. Non posso!
Sono incastrata! Ma come incastrata? Ma il cosa vestito. Sta dicendo? Ma meglio... Non gridi, stia calma. Io dico, se si fosse buttata giù, ci sarebbe il suo corpo sul prato. Ma forse il vento l'ha trasportata dietro l'angolo. Il vento? Beh, non ci dimentichiamo che è una donna leggera. Fatemi passare! Prego, direttore. Dottor Natale! Non c'è! Come non c'è? La farò scendere dalla scala antincendio. Sì! Dottor Natale, vuole aprire questa porta? Oh mio Dio! Che c'è? Suo marito! Mio marito! Suo marito sta uscendo dall'ascensore! Oh no! Dottor Natale, apriamo questa porta! Direttore... La posteggio qui un attimo! Dove? Direttore... Gli aveva detto che aveva la mania di chiudere dentro la gente. Oh, il passepartout! C'è il passepartout! Non si muove, non si parla. Ma beva qualcosa, faccia quello che le pare. Dottor Natale? Campo libero, voglio dire. Non c'è nessuno. Vado a vedere giù, aspettatemi nel vostro appartamento. E sì, cara. Cara, tu vai in camera e tienimi il letto caldo. Io accompagno il direttore, casomai al dottor Natale gli girasse storta, sai quelle cose un po'. Dopo di lei. Grazie, ma come, primo ministro. Eccomi, signor Rolandi. Grazie. Ha fatto molto bene salire, sa, signor Rolandi? Sa, ero stufo di aspettare sotto e allora sono salito. Dottore, credevo che la sua stanza fosse la 650. Anche questa è mia. Ah, una specie di sala d'aspetto. Ah. Vado a vedere se si è liberata l'altra e poi sì, torno. Io vorrei qualche spiegazione sulla parte che vuole offrirmi. Beh, ma torno subito. Non può dirmi almeno che ruolo avrò? Molto importante. Ah, sì. Mario, ma che diavolo? Signora Dimitri, un mio giovane amico. Lieto di conoscerla. Rimarrà pochissimo. Lo so. Mi chiamo Rolandi, Teodoro Rolandi, ma quasi tutti mi chiamano Ted. Penso sia meglio. Ah, bene, allora ce ne andiamo nell'altra stanza, sì. Lei permette? No! Non vuole. Prego. E io che credevo che quello suo fosse un trucco. Ah no, questo non è un trucco, questa è la tintarella di Cortina. No, io pensavo che lei fosse un personaggio inventato per me. Ah, perché la signora sarà la mia partner. Ma quale partner? Ma non è adatta al ruolo. Sono senza parole, Mario. Mario? Quasi tutti mi chiamano Mario. Ma lei non si chiama Natale? Beh, ma che cosa vuol dire? Anche lei si chiama Teodoro e tutti la chiamano Ted. Natale Mario. È un vezzeggiativo. Si è ripreso molto rapidamente, vedo. Ripreso? Ho saputo del suo volo. Ah, beh, l'importante non è riuscire, l'importante è tentare. Comunque non mi sono ammazzato, C'è poco da ridere. Basta, non ridiamo. E non cerchi di provarci di nuovo. Beh, sa, la prima volta è sempre molto difficile. Sì, molto, molto difficile la prima volta. Comunque ci riproverò. Ancora? Ma è matto? Beh, certo, non subito, forse l'anno prossimo con un paio di amici. Un suicidio collettivo. Senta, meglio dirà che concludiamo. Mario! E saluti la signora. Ah, lieto di averla conosciuta, signora Dimitri, se non erro. Dimitri, se non erro, tutto legato, esatto. Signora Dimitri. E lasciami, sono fuori di me! Ah, lei, io invece... Questa parte, signor Rolandi, sia come... Da quest'altra parte, signor Rolandi! Ma stia ferma! Dove va lei? Ma dove crede di essere? A Luna Park? Vada dentro, mi scusi, signor Rolandi! Brutta gattaccia! Deve aver pizzicato un topo. Basta così, sai! Capisce tutto, si può dire che le manchi la parola. Sai che la porto sempre con me? Senta, dottor Natale. No, Mario, Mario. Va bene, Mario, allora di che si tratta? Vuole farmi un provino? Sì, per una bellissima parte in un bellissimo film. Ah? È un film, è un film. E adesso sono sicuro che lei mi chiederà come mai un dottore di Norcia vuole girare un film. E infatti, come mai? Ha visto che me l'ha chiesto? È per l'Associazione Medica Italiana. Ah, ecco. Divulgazione scientifica. Sembra molto interessante. Eh beh, direi. Si accomodi a letto intanto, venga. Perché, scusi?
Ah, non gliel'ho detto. Vede, tutta l'azione del film si svolge a letto. A letto? Sì, è la storia di una giovane coppia con tutti i suoi problemi coniugali. Ehi, un momento, non si tratta per caso di un film a luci rosse? Ma sei per le scuole. Ah, e qual è il titolo del film? Fare meglio l'amore. Fare meglio l'amore. È un titolo curioso per le scuole. Scuole superiori. Ma sarà curioso anche il film. Lei si spogli, si mette a letto e io cerco il copione. Ah, e pensi a tutti i problemi che ne ha con sua moglie. Io penso ai problemi che ha con le mogli degli altri. Dov'è? Natalia! Natalia! Andy, le chiedo scusa, forse se... Sono proprio incastrata in tutti i sensi, accidenti. No, la prego, non la tirano fuori io di qui. Come? Granata! Sono camarella. Si vede. Si vede. Non si preoccupi. Oggi non riesco nunca a toccarli i letti. Non è la sola. Dov'è la scala antincendio? C'è un fuoco, signor! No, mi fumano un po', venga. Faccio strada io, lei chiuda! Sì. Venga. Amore, non fare così, ti prego, ti prego, si vuole, non fare così. Va bene, va bene, va bene, va bene, hai ragione, hai ragione. Girini è una checca. Ma a te che te ne importa? Un tipo così dolce e gentile, un uomo così pieno di premure, e chi se lo gode? Ted! Beh, sì. Sì, certo, triste è triste. Ma perché piangi? Io non piango mica e vedrai che non piangono neanche agli esteri. Sopieni che ti ordino un buon caffè, tesoro. Poco fa si comportavano così sfacciatamente. E beh, ma sai, ormai hanno deciso di uscire, l'ho scoperto. Ah, pronto? Questo è il 648, vorremmo un caffè, per favore. No, non sei tazze. E non faccia lo spiritoso! Pensare che Mario mi ha detto che andava di là per farla finita con Ted. Forse è meglio se manda su anche una bottiglia di brandy. Grazie, tesoro. Io adesso scappo ad avvertire Mario di squagliarsela prima che il direttore chiami la polizia. Riccardo! Sì, amore. Stai attento a Ted. Sì. È uno squilibrato. Cioè, sembra normale. Ma so che sta organizzando un suicidio di massa. E adesso io vado, tesoro. Riccardo. Sì, amore. Tu la conosci, la signora Natale? Quella che stava di là? Sì. La linfoma. Dicono. Non faccio che pensare a lei. Dimenticala. Riccardo. Sì, amore. Sai secondo me chi è la signora Natale? No. Ted travestito da donna. Non è escluso, può darsi. Riccardo, sì, c'è un altro amico di Mario da sistemare. Il cameriere cinese? No, Pasquale. Oddio, sì, c'è anche Pasquale. Avranno fatto una catena di montaggio. Amore, amore, non piangere, non piangere. Mario! 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 Dov'è Mario? E chi lo sa, è un secolo che sto a letto ad aspettarlo. Lei deve essere Ted. Sì. Spero che sia soddisfatto. Spero che Mario sarà soddisfatto di me. Un momento, ma io la conosco. Mi avrà visto al bar degli esteri? Gli esteri? Ma certo, lei è l'onorevole Demitri. Sì, 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 l'ho vista su Novella 2000. Panorama, ero in copertina. Piacere di conoscerla. Piacere mio. Lei è molto amico di Mario? Vabbè, lavoriamo insieme. Beh, ma non credo che lei e io siamo qui per lo stesso motivo. Lo escludo. Io so perché lei è qui. Ah, davvero? Sì. Beh, Mario dice che è per fare meglio l'amore. Senta... Senta, perché non se ne va adesso? No, no, prima Mario vuole vedere quello che so fare a letto. E com'è successo? Ah, quel maledetto Bob. Bob. Io stavo dietro, ho fatto una mossa falsa, ci siamo capovolti e sono rimasto sotto. Ma lei è uno sfrontato! Sfortunato, direi! Un immorale! Ma perché si scalda tanto? Oh, sì. Dobbiamo tutti cominciare in qualche modo, no? Ho capito. E questo film può essere molto utile per me. Quale film? Beh, questo che sta girando Mario.
Perché Mario sta girando un film? Per questo io sono qui. Non mi dica che Mario con lei vuole girare anche un film? Ma le ho detto che è per questo che sono qui, signor Dimitri. Dimitri? Sì. Ah, ma allora la signora che ho incontrato di là è sua moglie? Sì. Sì, ed è fuori di sé per come vi state comportando lei e Mario. E perché? Ah, perché anche sua moglie vuole partecipare al film. Ma come si permette? Senta bene che... Ah! Non ho parole, Girini. Girini. Stia zitto lei, barista promiscuo. Barista io? Le vorrei dire una cosa molto importante. Ho già sentito abbastanza, vergognati Girini, esibizionista porno. Ma perché la chiama Girini? Siccome giro un film, Girini. Si rivesta lei. Senta, signor Rolandi, lei deve avere un attimo di pazienza, perché vede, il signor Dimitri ha avuto una giornataccia, signor Rolandi. È un po' nervoso, cerchi di capirlo, signor Rolandi. Sì, sì, per colpa vostra, io... L'hai chiamato signor Rolandi adesso? 3 volte. Lei si chiama Rolandi? Sì, Teodoro Rolandi. Ed è il marito di Susanna Rolandi, vero Ted? Sì. Susanna è sposata con un barista checca. Ma perché pensa che io sia un barista checca? Il barista checca è il protagonista del film. E il signor Dimitri crede che io voglio offrire la parte del barista checca a lei. E allora è un po' così, perché la parte la vuole lui. Vede, il signor Dimitri lascia la politica e si dà il cinema. Lei dimentichi la parte del barista checca, tanto non la fa. Lei fa la parte del marito. Barista checca no, lo fa lui. Lei fa il marito, lei la checca. Adesso capisco, secondo me lei è perfetto nella parte del barista checca. Si potrebbe ricapitolare? Se vuole. Le spiacerebbe accomodarsi nel bagno? Ah, non più a letto? No, vorrei vedere come si comporta nel bagno adesso. Il filmino, chiamatelo bellezze al bagno allora. Onorevole, non faccia lo spiritoso perché non è il momento. Guarda cosa faccio di nervio! Mi sono perso Susanna. Come sarebbe? Lei si ricorda che l'avevo messa nel carrello? Certo che ricordo. E ho pensato di portarla giù dalla scala antincendio. Poi ho pensato, no, poverina, arriverà giù che è tutto un livido. È vero. E allora ho detto, prendo l'ascensore. Bravo. Ho schiacciato, sì. Sono aperte le porte. Sì. C'era dentro il direttore. Ma quello sta dappertutto! E che cosa hai fatto allora? Marcio indietro. E il direttore? Le porte si sono chiuse prima che lui potesse uscire. Bene. Bene non tanto, perché vede, il carrello è rimasto in ascensore con il direttore. Vuoi dire che hai lasciato Susanna incastrata in un carrello insieme al direttore? Ma no, il direttore non era incastrato. Ma sta attento alla vicenda, corre! Vuole che faccia scorrere l'acqua. Ma cosa vuol far scorrere? Stia calmo. Che altro si può fare in bagno? Chi è? Il direttore! Si faccia la doccia. Dottor Natale, lei se non doveva andare e che... Signor Dimitri! Salve! Ma come mai la trovo sempre qui? Perché appena sono qui, lei arriva. C'è poco da ridere! E chi ride? Lei certamente sarà preoccupato per la presenza di quel maniaco. Tra le altre cose. E si domanderà perché la giovane signora si trova incastrata in quella strana posizione. Quale giovane signora? In quale posizione? La giovane signora sotto il... Perché lei non ha guardato sotto? Sotto che cosa? Niente! Ma se lei avesse guardato sotto, sappia che avrebbe visto la signora Natale. Senta, stanno trasformando il palace in un bordello. Oh. Sesso di qua, no. Sesso di là. No. E io, niente? E vorrei fare qualcosa anch'io, no? Tanto il dottor Natale è qui, non ce lo voglio più. Il dottore se ne sarebbe anche andato, ma la signora è scomparsa. Ma no. Scusi! Vuol parlare con me? Grazie! Non me lo prego per questo, perciò prego si diventa questi pantaloni.
Lei è proprio una sagoma, dottore. Sta provando uno show per l'Associazione Medica Italiana. D'accordo, ma io preferirei che lei se ne tornasse in camera sua. Prego, direttore. Vogliamo andare in camera sua. Prego. Proprio ragione lei, è meglio se andiamo di là. No, 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 io il dottor Natale non lo mollo. Bravo, 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 niente male. Ehi, 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 qualcuno vuole o no tirarmi fuori di qui? Apritemi! Eh no! Per me ha rinchiuso qualcun altro nel bagno! Dio mio, ci risiamo! Saluto! Siedetevi via! Saluto! Lo sapevo! Era ora! Ma questo non è il giovanotto che era venuto a cercarla? È la seconda volta che mi rinchiude. E non è la prima persona a cui fa uno scherzo del genere. Infatti, era fatto anche spogliare. Ma... certo, ma obbligato. Ma si può sapere che sta succedendo? Niente. Vedo che è ancora qui, Mario. Sì, signora, e voglio... L'ha chiamato Mario? Sì, gli piace farsi chiamare Mario, è un vezzeggiativo. Lei poi me lo parla meglio, eh. Ma perché ce l'hanno tutti con me? Si meraviglia pure l'innocentino. Certo, perché l'unico che capisco che sia arrabbiato è suo marito. Riccardo. Ma adesso che il barista checca se lo fa lui, sarà contento. Quale barista checca? Azzardi a mischiare mio marito nei suoi intrighi amorosi, sa? Brava! Intrighi! E badi bene che io non ho niente contro quelli come voi. Scusi, sembro proprio così diverso. Per me è uguale a tutte le altre, guarda. Caffè per 648. Può essere 650. Lo so, nessuno in 648, così ho pensato. Dove essere tutti in risposta 650. Il fiuto di un pechinese. E per non fare sbagli, 3 brichi caffè, 12 tazzine. Va bene, basta così. Può io andare. Spero, qui tanto popolo. Signora Demitri, dottore e signora Natale, signore e signora Pasqua, Ted, Ricky, Mario, Pasquale, Natale. 11 con direttore, squadra calcio, vero? Va bene, vado, vado. Lei nuovo? Sì. In panchina. Fortuna, io ho portato 12 tazzine. Chi firmare, prego? Firmo io, firmo. Molto bene, 3 bricchi caffè, 3 brandy, 33.000 lire. Grazie, signore Pasquale. Riccardo Demitri. Lei non fare più micio micio con Natale. Micio micio con Natale? Come osa dire queste cose di mio marito dopo che lui ha scoperto proprio lei a fare il cascamorto con lui? Cascamorto cosa? Io? Calmati, tesoro. Non basta che Mario sia gay, devono insinuare che lo sai anche tu. Ma è tutto un equivoco. Il ministero degli esteri, il ministero degli interni, ma quanti ce ne sono come voi? Ted, Ricky, Mario. Questo è importante o no per fare meglio l'amore? Lei pure, micio, micio. No. Allora, signora Natale, sua amichetta, vero? No! Mi scoppiare testa! Magari ci pensi lei, e lei se ne vada. Io parlo troppo, vero? Sì. Io deve mettere altra acqua in bocca? Sì. Ok, mancia? Sì, già data. Mai abbastanza. Sì. Volere bello dolce... Tirami su! Niente, tirami su! Tirala giù! Il dolce fa male, vero dottore? Malissimo, guardi il direttore. Presto! Mancia! Tanti auguri! Grazie! Io volevo offrire dolci a tutti gli amici suoi che non essere qui.
Ted, Ricky, Mario... Tenga! Bene, può andare adesso, no? Sì, tanto non ha più motivo di restare. Scusate l'intrusione, sono ore che suono il campanello Merloni 649. Spiacente signora, 648 e 650, lavoro a tempo pieno, eh? Vuole andare via adesso? Salve, lei è... Io non lo sono. Volevo un caffè. Direttore, lo serva lei. Ma sì, ci penso io. Oh! E queste cosa sono? Le gambe del tavolo. E faccio giù. Onorevole, ma che diavolo era? Il trenino che faccio giù. Un treno nel mio albergo, non c'era mai stato. Chi era quella ragazza sotto il carrello? Sono certa che era la signora Rolandi. La signora Rolandi? Ah, una cara ragazza, sì. Lavora la FAO. Grazie, ehi, un momento. Cosa ci fa mia moglie in un carrello al Palace Hotel? Sono sicuro che il dottor Natale ha una risposta per ogni quesito. Onorevole, quando uno è incastrato... È proprio sicuro, Girini? Girini? Ma perché chiami il dottor Natale Girini? Gli piace farsi chiamare con i nomi più strani. Ah, davvero? Adesso basta, vieni fuori. Subito! Aspetta, Girini! Non ho niente da nascondere, io! Tiri fuori di lì la signora Rolandi! Come, scusi? La signora Rolandi! Ma qui non c'è nessuna signora Rolandi. E a chi c'è? Un, due, tre! Girini! Qual è? Bravo Mario! Grazie! E dove? Dove la signora Rolandi? Che fine ha fatto mia moglie? Che moglie? Quella ragazza che lei scorazzava su e giù! Ma che cosa sta... Ma è lei! Io sono Maria la donna che scorazzava con Mario! Por favor, non rovinate me! Non dite nada al direttore! Mario tiene famiglia in Barcellona! Tiene padre, madre, hermanos, tiene niños! Oh, voi penserete che sono una perfetta idiota! Nessuno è perfetto. Oh, papà! Grazie, Mario, grazie. Che... Natalie, ti senti meglio adesso? No! Accidenti, finalmente ho scoperto dove hai passato il pomeriggio. Ma come io? Io ho fatto miracoli per tirare fuori i Girini dai pasticci. Ah, sì? E che mi dici di quella donna? Quale donna? Quella con la parrucca rossa. Parrucca rossa? Quella che ho visto in corridoio mentre Mario la tirava fuori da quel carrello? Quella? Era tua madre, vero Mario? Era Susanna Rolandi. Lo sapevo. Ah, è così. E chi è questa Susanna? La più buona delle segretarie della FAO. L'avrò vista almeno 100.000 volte. Bene Mario. E cosa hai da dire in tua difesa? Quella non era qui per Mario, ma per te. Oh, come il colmo, Mario infila e sfila donne dai carrelli. Lo fa per te, brutto satiro. Mario, via Natalia, come hai passato il pomeriggio qui con la signora Rolandi? È inutile, Riccardo! So benissimo dove Mario ha passato il pomeriggio! Dove? Ma ragazzi, la commedia è finita! Taxi!